Ho scelto di raccontare la storia di David perché credo che rappresenti bene il lavoro che svolge la Fondazione Estrellas en la Calle e anche il progetto Protegeres, nel quale lavoro come cooperante di Comundo qui a Cochabamba, città in cui attualmente vivono circa 1.000 persone in situazione di strada. David ha avuto una vita veramente difficile, si è ritrovato a vivere in situazioni di strada fin da bambino, da solo, ed è per questo che la Fondazione ormai da diversi anni lo segue e lo sostiene. Grazie al progetto Protegeres, che si occupa di prevenzione della tratta e dello sfruttamento sessuale minorile, David si è formato su questi temi portando a termine un percorso davvero molto positivo. Oggi infatti non vive più per strada, ha migliorato la sua vita e di conseguenza ha anche ridotto il rischio di diventare una vittima di tratta. Ma perché è così importante lavorare il tema della prevenzione della tratta e dello sfruttamento sessuale minorile proprio con persone in situazione di strada, in particolare con giovani e adolescenti, sia maschi che femmine? Nel 2019 in Bolivia sono stati denunciati quasi 500 casi di tratta di persona e delitti connessi. Seppur si tratti di un problema che potrebbe toccare chiunque, esistono dei fattori di rischio e questi coincidono in molti casi con la situazione della popolazione con cui lavora la Fondazione. Le persone in situazione di strada, infatti, sono particolarmente vulnerabili, visto che vivono in perenne difficoltà economica, spesso non hanno alle spalle una famiglia che si preoccuperebbe della loro sparizione e inoltre sono cresciuti e vivono in un contesto particolarmente maschilista e violento. Sapere come difendersi dalla tratta non è sufficiente, è infatti necessario lavorare alla base del problema e questo ha molto a che vedere con le relazioni di genere, ossia con il posto che occupano uomini e donne nella società. Mi rendo conto che stiamo finalmente raccogliendo i primi frutti di questo interscambio e sono molto soddisfatta del fatto che, per esempio, qualche settimana fa i miei due colleghi abbiano deciso, mentre io ero occupata in altri compiti, di realizzare un'attività di prevenzione della violenza contro le donne con un gruppo di minorenni in situazione di strada. È un piccolo risultato che però per me è davvero fondamentale. A causa dell'emergenza sanitaria, ovviamente anche la Fondazione ha dovuto modificare il proprio lavoro, concentrandosi soprattutto sulla distribuzione di viveri, articoli di igiene, strumenti per la prevenzione del contagio da Covid. Malgrado le rigide e prolungate restrizioni per la quarantena, è stato fatto davvero il possibile per non interrompere il sostegno materiale, psicologico e sociale nei confronti di persone che in una crisi come quella che stiamo vivendo tutti rischiano di diventare ancora più invisibili di quanto già non lo fossero prima. Vi saluto da questa Cancita, uno dei tanti campi da calcio che ci sono a Cochabamba e dove spesso svolgiamo le nostre attività con i gruppi di persone in situazione di strada. Un abbraccio da Cochabamba. Ciao ciao!